sicuramente abbiamo dei collegamenti e degli ospiti di grande prestigio e abbiamo puntato essenzialmente a utilizzare un po' tutti i linguaggi dell'arte e della cultura per affrontare appunto questo settore professionale della cultura e della creatività. Avremo il linguaggio del cinema, avremo il linguaggio della fotografia, avremo il linguaggio dell'artigianato artistico, cioè tutte attività che possono creare, che devono e che in molte situazioni creano delle opportunità di lavoro, che però al tempo stesso valorizzano i luoghi in cui poi queste attività vengono svolte. E poi ci sarà un'attenzione particolare al lavoro nelle aree interne. Porteremo a Morcone i risultati di 2 anni svolti con il Festival del Lavoro nelle Aree Interne a Soveria Mannelli in collaborazione con Fondazione Appennino e Rubettino Editore e con la mia associazione di storici RESPRO, Rete di Storici per i Paesaggi Produttivi, con cui abbiamo raccolto appunto tantissimo materiale e tantissime esperienze. Per cui in quell'occasione avremo con noi alcuni casi di giovani intraprendenti, creativi, che insomma hanno deciso di restare nelle nostre zone inventandosi delle attività che potrebbero sembrare banali ad una prima osservazione, ma che invece hanno un fondamento e un legame forte con il territorio che costruisce degli altri legami, degli altri ponti e delle altre attività. Abbiamo ottenuto poi il patrocinio dell'Ordine degli Architetti di Benevento, questo perché tra i vari ospiti avremo anche tanti architetti, tanti storici dell'architettura, tanti studiosi del paesaggio anche, e dei processi produttivi di certi territori. Avremo per esempio anche l'esperienza della scuola dei piccoli comuni che sta andando avanti in Molise e che sta avendo degli ottimi risultati. Parleremo delle varie professioni dell'arte e della cultura, le affronteremo praticamente tutte, perché parleremo anche di archivisti, di bibliotecari, di museologi, così come parleremo di scrittori ed editori, di architetti, appunto, come dicevo prima, e tante altre attività che metteremo insieme.